Quella del 2 giugno sarà una grande festa per tutti. Il 77° anniversario della Festa della Repubblica verrà celebrato a Pesaro grazie ad un appuntamento promosso dalla Prefettura, dall'Esercito 28° Reggimento Pavia e dal Comune, grazie anche alla collaborazione del Comune di Urbino. In seguito alla deposizione della corona presso la cappella votiva di Sant'Ubaldo ci sarà lo schieramento dei reparti e corpi dello Stato in Piazza del Popolo, l'alzabandiera, gli interventi istituzionali e la consegna delle onorificenze. Il tutto si terrà in Piazza del Popolo in una cerimonia diversa dagli altri anni. Sarà proprio una festa, nel vero senso della parola, ci sarà tantissima musica dei ragazzi delle scuole di Urbino, musica tra l'altro energetica, nel senso molto bella, vivace. Mi auguro che sia veramente una bella festa di piazza, di pubblico, perché la Repubblica siamo tutti. La Repubblica siamo tutti noi e io sottolineerò ognuno di noi cosa fa per la Repubblica, perché abbiamo esempi bellissimi in provincia di enti, di istituzioni che fanno veramente bene il loro lavoro, quindi è giusto che si sappia e sia dato loro il rilievo che meritano. Ho sposato appieno l'idea venuta dal prefetto, siamo abituati a cerimonie un po' troppo formali. La cerimonia fa riferimento alla festa della Repubblica, la festa della festa del popolo, non è la festa delle istituzioni, non è un momento solo formale, è giusto che ci sia un momento di sana popolarità ed è quello a cui contribuiremo anche distribuendo bandierine a tutti gli intervenuti, in particolare ai bambini, che arricchiranno sicuramente la coreografia con un momento di allegria, non solo un momento istituzionale. La simbologia appunto di questa festa si ritrova anche nel manifesto. Sì, il 28° reggimento, oltre ad essere presente nello schieramento, ha contribuito con i propri specialisti, perché abbiamo dei specialisti che si occupano di grafica e di comunicazione, a realizzare il manifesto di quest'anno della Festa della Repubblica, che come vedete ovviamente al centro è riportata la nostra bandiera e fa riferimento a Piazza del Popolo, proprio a enfatizzare il fatto che questa è la festa del popolo. Poi vedete che c'è il Palazzo del Governo come massima espressione istituzionale presente sul territorio, in ambito provinciale. Ovviamente ci sono poi i simboli delle istituzioni presenti che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento. Quest'anno Urbino sarà protagonista grazie anche alla partecipazione delle scuole del territorio, sarà una cerimonia veramente per tutti. Sì, abbiamo colto con grande entusiasmo questa proposta del prefetto, che è stata inizialmente quasi spiazzante, nel senso che comunque di grande impegno per i ragazzi, e però da subito abbiamo compreso il suo intendimento e quindi la fiducia e l'aspetto propositivo di questa cosa, ossia mettere il nostro futuro di fronte ad una piazza e renderlo partecipe e protagonista di questo evento importantissimo che è la Festa della Repubblica. Ecco, che scuole parteciperanno e operativamente appunto in che cosa li vedremo? I due istituti che parteciperanno saranno l'Istituto Volponi e l'Istituto Pascoli. L'Istituto Volponi, essendo una scuola comunque musicale, sarà quella che tirerà un pochino le fila di questi brani che verranno trattati in quell'occasione. E poi dopo il Pascoli farà anche una composizione musicale e poi leggerà dei brani e sarà quindi componente di questa bella iniziativa. Una festa per tutti, con anche la partecipazione dei tanti volontari che in queste giornate si sono spesi per l'emergenza alluvione. La Festa della Repubblica è la festa di tutti, l'ha organizzata in maniera esemplare la prefettura. Quest'anno ha un sapore diverso chiaramente, perché ci sono a Pesaro oltre 300 volontari che hanno dato disponibilità per aiutare le persone in difficoltà. In questo momento alcuni di loro stanno spalando fango e aiutando a liberare cantine e immobili invasi dall'acqua. E questa giornata è dedicata anche a loro, quindi abbiamo invitato e inviteremo i 300 volontari che hanno dato disponibilità, confidando nella loro presenza, perché a loro va il ringraziamento in particolare in questi giorni.